Ok, dovremmo essere online. Sì, senti, diamogli 40 secondi. Tempo che. No, che 40 secondi di ritardo. Ma che cazzo è? Porco Dio, ma la disco. No, non posso prestare. Ma non funziona. Ma non funziona. Mai solo uno, ma sei solo un pezzente di merda. Sei un pezzente. Ah, qua sto trasmettendo. Qua. Ma chi te sei culato, amici? No, qua devi trasmettere per forza. Non funziona, ragazzi. Sì, funziona. Quindi, sembra che... Allora, se chiamo 40 secondi di ritardo. Sì, ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Ma non posso dire che sei sempre stessi. No, 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 fatto ma non funziona, succede male. Ovviamente no. Di fuori, però, di fuori. Sì. Ok, siamo partiti. Inizio. Quanto cazzo manca? Guardate, ma diventa le normali. Vita delle grandi occasioni, diretta da Juventus Stadium. Io ho avuto da fare. Il bene contro il male, Juventus contro Roma. Allora, come cazzo si sente il microfono? Vabbè, sta a metà il microfono, lasciamo dire il nome in distorsione. Hangout to bot, il cazzo. Senza due scudetti, realizziamo sempre. Sì, realizziamo i nostri scudetti. Sì, pagliacci. Di gara presi allora, che merda! Via! Giove. Capitano! Vaffanculo! Giove! Io mi lascio andare in fabbrica a servire il tuo padrone! Lo Juventino, Giuccia Piselli! Il pelle contro il mare, Juventus contro Roma! Chi sei che sia? Merda Allegri! Sta mettendo a serie a prova i miei timpani. Ma sono degli che ma quando comincia sta cazzo di partita che già mi sta frantumando le palle. 30 secondi! No, è 5 minuti in anticipo. E vai! Quasi il fisco di vincere, tu ce l'hai che nessuno la fa. Io bevo. Ma vedi, ok, ci siamo. Chi è l'arbitro? Sto cazzo. Rocchi. Ah, c'è Pirlo. Ritorna Pirlo quest'oggi. Ti domare. Ma chi è? Però, non c'entriamo. Ma è capitano! Sono tre spettatori. Incredibile. Partiti, cazzo! Vai, trollo, deliziaci un po' tu con la assolutamente. My God! Intercetta bene Yagamiwa. Prova a rilanciare subito che ti è per Gervinho, ma intercetta bene Caceres. Trollo, sta attenzione ai videocronaca. Caceres e Gervinho si scontrano. Caceres! Caceres e Pieve, attenzione. Ma in gola verso Gervinho. Caceres ancora che fa buona guardia. Fallo in esistenza, dai! Hai il coraggio di continuare così per 90 minuti con questa verba, secondo me tra 20 minuti lo salutiamo a trovo e sviene. Trollo, io ti do un consiglio, stai attento quando urli seduto, perché a me vengono i mancamenti, non ti scherzo. No, ti do un consiglio pure a te che non vorrei che in questa casa fa venire i mancamenti quando sei seduto. No, voi siete ore delle cronisti, perché mi sono frantumato le palle con suoi modi. Quindi... Pogba! Nero per nero! Vai, attenzione, parte bene, dai. Così. Attenzione, io me l'attacco, però. Comunque, alleggerimento per Soluzzi. A posto di Desanti e Soluzzi, ancora, se sei fortunato.
Direi c'è fuori gioco, non segna la Roma. Recupera la palla Roma. Ma pressione la Juve. Porta pressione la Juve. Vai, vai. Che ha fatto Pogba. Pericolo, pericolo, attenzione, Cholubski. C'è andato a dormire, come piace. No. Secondo me la Roma, il copione è attacca la Roma, la Juve contro il Milan. Potrebbe essere così, una formazione molto offensiva per la Roma. I Curbe era all'inizio insieme a Gervini e Totti. Azione anteriore si direbbe in questi casi. Che ne pensi di Yangambiwa? Yangambiwa che ha grosso così. Tanto più grosso di Muntari. Assolutamente. No, mi sembra... Sei spettatori. Di persone esperto, una buona riserva Yangambiwa che non sta prendendo l'impianto di giocare. Ma la pastiglia ha fatto. Ah, se volete un po' di birra, la pressione. 86, scosso ufficiale. Qua partono le denunce per i diritti. Ancora Yangambiwa in difesa, allarga verso destra, scende sulla fascia, mi sembra Pjanic. Ancora Pjanic a destra alta, attenzione, sì, sembra Nainggolan che allarga su Maicon. Ricordiamo che il Parma ha preso anche il gol. Assolutamente, è arrivato l'SMS a Beppe Iachini, rispondi Beppe. L'ha visto. Io poi ha fatto calcio c'ho Berdi e Rugani che, io gol di tacco Maccarone, signori, due spettatori spero iniziale era già uno, attenzione, attacca la Juve, attenzione, ma esce bene Roma, palla a piede, la difesa ma in volante via per Olevas se dico. Grande Gervinho, mi sembra una Roma abbastanza propositiva, nonostante l'inizio un po' drammatico. Un saluto, fai che non c'entra un cazzo. Miralem, pomeriggio. Testa alta, Miralem, Gervinho. Non larga la sinistra per nessuno, Gervinho. Ertesina. E lì che stai, attenzione, Llorente sbraccia in un salto di destra. Momento tecnico. Anche due, ricordiamo, sposto mondiale. Questa l'avrei pagata tipo 80 centesimi. 87 centesimi in discount. La Hobbs e tu. La posizione è... È doppio malto. Sì, è forte. Le Bœuf. Attenzione, vediamo la Roma che parte dalla difesa, sei tu che dà. Attenzione, oggi è la Roma. Sì, però qua ma gioca destro. Destro per gioca sì, ma non c'è nessuno in area, proprio così in fila in area. Yangambiwa. Il ciancazzo, così. Il cervigno dei tre cittadini. Yangambiwa. Te lo mette in su, Yangambiwa. Batte Totti dal calcio d'angolo, il prossimo mezzo. Attenzione! Sei tu che da svezza. Sei tu che ti aspetta, ma la palla è alta. Una discreta occasione, ma mancata la coordinazione, coperto bene da Bonucci che da. Vediamo il tacco di Pogba. Numeri alta classe. Intanto segnaliamo che a Palermo c'è una bomba d'acqua. Bomba d'acqua a Palermo! Bomba d'acqua! Mio padre non può uscire dalla mano. Oddio. Che qualcuno dei due collegati se si sente l'audio qualcuno dei due collegati fateci sapere come andiamo si sente l'audio non è niente cosa razzista, va bene niente bestemmie, niente razzismo, discriminazione territoriale, quella è assolutamente concessa e anzi è dovuta a te scioglierti i due spettatori non penso che si offenderanno, quando si guida ci sono calabrese collegato su questo spettatori è molto basso. Ora Cholevas, attenzione, 20
mondiali. Male. La discreta partita di merda di Padre di casa. Signora, non molto spettacolo, forse c'è un po' di tatticismo, paura di perdere anche. È uno scontro partitani. Intanto la mia sigaretta elettronica pare si carica. Grande Durbe, recupera. Sembra tutto cazzo. Una testata nella attenzione, animale. Vedo molti passaggi errati, che ne pensi, Mazzilli? Mazzilli, le squadre sono timorose, come dicevo. Attenzione, la... anche prima, brutto disimpegno! Guadagna fallo, ma... E Pepez l'ha pure lanciata da punizione. Ha rischiato grosso, l'uomo nero, l'uomo nero. Le squadre hanno paura. Forse scordinato dal suo membro, l'uomo nero. Buona palla per l'angolano di Magon che è una gabbia umana per la Juve. Peccato, la Juve difende bene, ma la Roma ci crede. È una partita importante, bisogna giocarla a testa alta. Gervinio sulla sinistra. Non se ne va, non riesce a superare il difensore di avversario, riparte il contropiede della Juve. Steiner, guadagna fallo di Steiner. Guadagna fallo. Vai. Che c'è il suo cartellino, coglione! Allora! Persona diversamente chiara, no, cartellino giallo per Trollo, cartellino giallo per Trollo, attenzione, cosa è sta roba? Ah, è Cionega, se funziona, è Cionega, coppa, ma un Palermo, c'è zero Palermo, miglia, si farei notare il telecamera del manto polare. Attenzione, andiamo a partita. Non mi piace questo dimesso laterale. Mi hanno spiegato si pronuncia voleva. Tipo Calabresa. Sì, però non è andata a Pillow, Ninja, dai che non è uscita, dai se parla uscita ma fa dai, correre, dai, non usci sotto i fischi, verso decimo minuto, sono delicatissimo, decimo minuto e ancora un cazzo di tiro in porta, oddio, attenzione, ha parlato bene, attenzione, niente, che cazzo da rigore, essere connuto, se la merda Valdizio, vergognati! Alzate! Erano a 4, il secondo passate a 2. Non avete potuto capire, l'avviso si è buttato, regalato un rigore ineccepibilmente resistente! Vergognoso, Martino! Ma dai! Alzati, piccone! Butta pure, sto coglione! È il filato della mia amica! Assist secondo la Pérez, oh. Gabriele, porta sfiga, non parlare più, mortacci tua. Ma che porta sfiga? Io le ho quasi indovinato che stai buono, Gervinho, la palla è buona, Gervinho! Ed è nostra! La Medina Caseres, Gassolina, quella di vista, come si chiama? A scalone, guarda. È bello. Senza neanche cambiare sesso, non nemmeno farsi la mano. C'ha più testosterone a Scaone che più mascolino. Caseres. Caseres, c'è.
vedo con questa, che da muro, come davanti. Camigano, buona per Marianic, buona per esatto nuovo, bellissimo per Nainggolan, che allarga verso Ollevas, Ollevas per capitano, scambia con Pjanic, attenzione, che classe Pjanic, che giocatore, va bene, fa buona guardia. Pjanic ne ha 4 di sopra in certa stabile. Assolutamente, deve scaricarla Pjanic, potrebbe creare lo spazio. Grazie. Dai, spettatori, dai, fateci sapere. Buono Iacambiwa, attenzione, capitano, forse guadagna un fallo. Date segni di vita, date segni di vita. Non sono d'accordo, secondo me non era fallo. Se siete amici del trollo, date segni di vita. Assolutamente, sì, ho invitato, dai, avanti. Che penso che possono solo essere amici del trollo. Se sente. Già quella è la colpa. Fategli sapere a trollo su WhatsApp come si sente, se si sente ci sono problemi. Quattro spettatori. Larga tua Ramoa, attenzione. Perez. Bene, Maicon, bene. Può ripartire a Roma. Ah, è duro, questo fallo. Pallaccio. Via Samoa. Pallaccio sui turbo. Maledetta Samoa, maledetto. Accendiamo il giocatore che fa un campo di schiavo. Torna a cogliere il cotone a Samoa. Abbia il cotone a Samoa, capito? Mi stanno commuovendo le ascelle, praticamente. Rivediamo l'occasione di Marchisio. Ha allargato lui, guarda. Ma dai! Attenzione, Perez. Pericolo! Miracolo! Si incolla! Che cazzo è stato? Fa male. Mamma mia, rischia la Roma. Perez è un pericolo deambulante. Tutto esaurito a Torino. Ah no, era Sergio Keita. La cop sei tu. Lichtenstein. Il formaggino Lichtenstein è Lichtenstein. Eh no, perché Lichtenstein è a momento della Juve, insomma. Dici tu Steres, io mi ricordo di Steiner, i colpi di mano, ai derby. Che giocatore di colpi di culo. Invece vincenzione. Attenzione di destra, Pogba alta. Dietro i Vikings. Che cazzo di capelli c'hai? Sarà la porta a testa, ma chi te sei cura, papà? Ma chi si è ufficialmente tuffato? Mamma mia! Ha allargato lui la gamba indietro! Ma che cazzo fa? Non lo so, brutta palla! Skolupski! Gioca col fuoco! Troppa vodka, Skolupski! Troppa vodka! Quella polacca, il mito di Shorty Skorupski. Pirlo, il capitano, non è da scelta. Attenzione, pericolosa. Non esce Skorupski. Quei piedi, troppo male. Fuori gioco. Netto fuori gioco. Skorupski, troppa volta, andate a scelta. Troppe mignotte. Non la vinse. Tutta la notte le vostre mignotte per Skorupski. Oggi è andato. Per favore non discriminiamo le povere donne, perché è un onesto lavoro, che rega tanta felicità nel nostro programma. Vediamo già, ma non con le droghe. Battaglia a mignotte, battaglia a mignotte. Attenzione, due sulla palla, ma non la segnano. Il capitano in tescetta. Che cazzo vuoi, Pirlo? Stai zitto! Sei tu che da verso il capitano, che allarga su Maicon. Maicon la scarica! Attenzione al contropiede. Guarda Pogba. Male, accadeli. Uccidetevi. Attenzione all'Ixtader al centro. Bene, Skorupski. Bene. Passando l'effetto dell'altro, mi sembra un po' fuori forma ancora i turbe, devo dire, viene dall'infortunio di 3 settimane, è troppo errore di Michael, guarda, e tutti non sta prendendo palla, ecco, guardo bene il capitano, ricordiamo il gol del Manchester City, che io non ho visto, l'ho rifiutato, per me ormai è il pericolo di serata film, perché c'è il
microfono. Va bene. Attenzione, intanto Roma è davanti, è in attacco con Pjanic, per Maicon. Maicon, stai calmo. Maicon già sudato, come se avesse messo un pullover. Intanto Maicon. Si deve scondere qua. Attenzione, Olevas per Gervinho, ancora Olevas. Partita su Pjanic. Partita un po' lenta adesso, dopo qualche brividino. Comunque è chiaro, la Juve fa barricate e la Roma e poi dello stacco alle aspettative europee probabilmente. Questa è la tipica partita 0-0 nel Milan, eccola. per me Zale, questa azione, dai, grazie, dai, colpa, bestemmiare, cazzo, ma non fatto perdere quella cazzo di... Ma non è colpa mia, colpa di me. Ci siamo persi un'azione potenzialmente da gol di turbe. Oh, Trollo, sei arancione. Già, sei arancione. Cioè, una cosa avevo detto, niente bestemmie e niente insulti razzisti. Al 17esimo è già riuscito a consumare. Attenzione, riprende la linea, attenzione. Piccoli problemi della regia, non è che decidano, no, ma la colpa è loro, non è mia, assolutamente. Hai detto bene, chi è questo? Chi è questo, Martino? Questo, che tal? Quello era Manolo. Senti, due spettatori, abbiamo toccato i minimi storici della trasmissione. Due spettatori, grazie per la bellezza della partita. No, è l'orario, è l'orario del cazzo. Serio, capitato prima, buona per Gervinho, attenzione! Qua, comitate con Gervinho! Ma buona, guarda che lì! Male. Non mi sembra una roba che riesca a creare i pericoli di oggi. Di che verso la Juve, guarda, l'attacca diventa pericolosa. Mica lo Skolupski è una mina veramente. Mi preoccupa Skolupski, la sua troppa di sinistra col piede. Attenzione alla Juve, Marchisio. Deve spazio per te. Grande Michael, lasci la palla piena. Partito, sulla tre quarti, Gervinho è fuori gioco da mezz'ora, non capisce che Gervinho non ci arriva. Triangola con i turbe, no, la Juve dipende bene, signori. Bravo, Gervinho! Ancora per Stiani, chi cazzo è? Gervinho prossimo. Non forte, buona parola! Attenzione, Gigi stava giocando il bonus della papera stagionale. Speriamo che Buffon ancora il Pirito in diretta, ancora alle scoregge in diretta non ce l'avamo arrivato. Un animale, giallo Martino, giallo per Martino, c'è cioè, tutta la squadra della Roma, attenzione, tutta la Roma divulgata a Milan 3 due spettatori, e che cazzo è collegato, ma perché
mi arriva. Oh, ma funziona la scheda elettronica? No, perché devo cambiare la polizzatore. Devo cambiare la polizzatore. Non lo vendono qua sotto. Solo questo mi risulta. Come lo vuoi? No, vedi le palline verdi. Ma attenzione! Mamma mia! La Juve si mangia un gol con Marchisio. Apertura geniale di Bonucci. Il campo perfetto di Marchisio. Siamo Young Abeva dormiva. Piattone di Marchisio. La scivola Young Abeva. Stanno poi stavo Marchisio a dare ballerine. Ma Young Abeva si è addormentata. Si deve fare, la spallata. No, la deve intercettare, fermato. Dai che buona. Vai, con 30 secondi di ritardo, vaffanculo. Purtroppo finora più la Juve è pericolosa. Devo essere onesto. Bravo Rudy, incazzati. Penso che mister... è arrabbiato perché non era uscita la palla. Mister ha qualcosa da ridire ai suoi... Vabbè, la partita si sta comunque calando secondo i volenti della Juventus, mi sa. Questo è vero. La Juventus se ne fotte perché giustamente sa che tanto a colpi di 1-0 le altre le vincerà tutte. Quindi l'importante è mantenere se poi devi sfidare mozzarella di mortacci. Attenzione alla Juve che sta lì. Buona che conviva! Brava Iango! Bravo Iango! Insulto razzista e anche sessista. L'ultimo goscio. Attenzione, il tapino Bellini, maledetto davvero. Ancora non ha subito. Sempre il fuorigioco. Interpese ai Bonucci. Non viene espulso da 7 anni il campionato, ricordiamo. Vergogna assoluta. Ma vergogna assoluta. Ma poi c'hanno pure un culo incredibile. Roberto, smerda. A Savoia. Palla Terez. Piro di Paia. Quasi soffia palla Gervinio. Erpennichella. Ancora Samoa sulla sinistra, io non lo controlla nessuno. Come no? Ci sta no, guarda, Samoa, che cazzo? Samoa. Puntieri, che ne so? Gervinio di tacco, Tom. Dai, Maicon, 3 contro 3. Gervinio, vai, Gervinio. C'è il numero di sovrappiù, che è il mette a bando! Gervinio! E dai, cazzo! Detto Gervinio, le odio. Attenzione, risposta Iore. Attenzione, Pirlo. E Iore la legge al tuo razzista. No, chiedi a banana. Sì, ma gli asse banane, cazzo! Dai, trollo. Va bene. Pirlo, da lì andrà Honda! Il giapponesino! Honda! Ma ha pensato un po' di ore quando tutto fallo perché vediamo tutto fallo. Diego diceva era che diceva difensore scivoloso non era difensore a giocatore Mazzone, no, era un letto Mazzone golosissimo, difensore scivolone, difensore coglione, brutta professione da media distanza, 27 metri è la mattonella di Pirlo, posizione Pirlo, purtroppo è la mattonella di Pirlo e da lì non si scappa. Speriamo che Chuck Norris di Brescia la tiri alta, non c'è neanche Tesano, spruzza la bomboletta l'arbitro, da lì la fa passare sotto la barriera. Tesa, attenzione. Da lì la fa mettere sotto la barriera, guarda. Attenzione, intercetta bene. Ma dai, No, ti ha graziato perché era a rigore, diciamocelo chiaramente. Era in aria di un metro e mezzo. Vorrei rivederlo. Attenzione, Baruffa in campo, aia, ti lo do. Sì, qui era a rigore. Ma che cazzo! Siete proprio dei Juventini! Siete dei carabinieri di merda! Andatevi! Che cazzo di sani dei coglioni! T'ammazzo! Passa la merda! Voglio rivedere. Ma basta a culo! Ragà, replay. A rigore cosa? Ma fuori area stava, io devo vedere. Fuori area.
cazzo dici? Ce la fa attaccare a saltare in barriera con l'osso attaccato e da rigore. Guarda caso, sempre la Juve. Guarda caso, te lo dico una mia. E ci lascia vincere facile, cazzo. Guarda caso, primo rigore del genere, lo dietro lo lascia 200 contro il Piero. Roma, Juve, Scesce, uguale così. La cosa scandalosa è che gli dà la punizione dall'aria e poi guarda, guarda, stava al limite dell'aria. Stava all'aria. All'inizio aveva dato la punizione. Sì, perché lui non può vedere, non ha la prospettiva, gli ha suggerito il guardaline. O il giudice di porta, ragazzi. Purtroppo è rigore. Ma sta saltando lì, che cazzo di rigore, dai! Ma porca troia, dai! Ma sempre così con la Juve, dai, cazzo! Ma vaffanculo, vai! Vai, mora, Dio, buono! Aiuto, aiuto! Vantaggio Juve su rigore! Vantaggio Juve su rigore al 27esimo! Brutto momento per prendere il gol da Roma! Dobbiamo reagire! Niente, 27esimo, gol di Tevez. La Roma deve reagire! Vabbè, vediamo, vediamo! Ma poi si capisce il capo! Sì, ma poi dai un rigore del genere, ma che sta scherzando, dai! Non dobbiamo abbatterci, dobbiamo abbatterci. Se ci ha insegnato una cosa Manchester, la Roma deve reagire. Che cazzo sbagli che sia? Ma allora sei proprio un ladro, sei una merda arbitro. Ma vaffanculo! Ma che cazzo sbagli allenatore? Ma che cazzo vuoi? Ti pezzi di merda! Sei una merda, Rocky! Di morire! Non puoi restare mai. Ma vaffanculo! E questa malapede! Eppure spelle allenatore che fa capire la malapede! Dai! 32 sul campo, maledetti! Manchester ci ha insegnato che la Roma non molla mai! E se rialzerà pure oggi, cavolo! Dai! Dai. Non gliene do! Ma metti il rigore di esistenza! Dubbio! Ma vaffanculo, te il rigore che c'era! Rigore... Non c'è problema! No. Ce la può fare la Roma, dai! Dai! Una vergogna! Comunque, guarda che vinceranno sempre così la Juve nei trofei! La merda è una vergogna! La merda! Fate schifo! Siete la massa dei calabresi di merda! La merda d'Italia! Bastardi! Me fate lezzo! Pezzi di merda! Manchester ci ha segnato che la Roma non molla mai! E manco oggi molla Roma! E dai, eravamo gli estrofi! Forza! Forza! Crediamoci! Forza! Vengo l'arm! Per capitano, vero? Per i turbe! Ha ammonito Chiellini, attenzione! Pressione al limite per la Roma, attenzione! Accendi! Pressione al limite per la Roma, attenzione! Marco, accendi l'umino! Stranamente Chiellini ha ammonito, stranamente! Sì, intanto lo espelleranno mai! Secondo me neanche nella ammonizione, posso dire! Non è finita la partita, c'è ancora tutto il secondo tempo, ancora qualcuno nel primo. La Roma deve crederci. Anche un pareggio sarebbe un buon risultato per la Roma. Assolutamente. Non dovete mordere la Roma. Sapevamo che era dura a Torino. Comunque la Roma ce la può tranquillamente fare. Attenzione, Pjanic. Ma in mezzo. Oh, ma che cosa succede? Rigore! Rigore! Rigore per la Roma! Rigore per la Roma! Io te l'avevo detto di Steiner! Te l'ho detto che della Roma! Ma dai, che cazzo di lamenti, figlia, l'hai stuprato in area! Stuprato in area! Attenzione, due rigori generosi probabilmente! No, non è un problema! No, mamma mia, che io ho detto! Ma poi assurdo, aspetta, secondo me è un po' furbetto, vediamo? Però assurdo, che cazzo c'entrava il fallo là? Rigorissimo! Che cazzo c'entrava il fallo là? C'è un rigore regalato da Lichtsteiner alla Roma, regalato proprio! È stato molto ingenuo Lichtsteiner!
sono molto ingenuo. Bravo il capitano a crederci, a rimanere in posizione. Ma ha rischietto il capitano. La partita se ne è così da
maschera tu. Sei tu che da è il nostro campo, dai un po'. La tiene in campo, attenzione. Oh, numero di compagno. Niente, ma niente. Dopo questo numero vale 180 milioni in compagno. Poi apri con la porta là, che sei scopo. Vabbè, andiamo, questa è la prima serie. Vai, vabbè, no, no, no. Non ti ha dato la porta. Martino, ti Martino, la frase è non toccare un cazzo. Cazzo. Se poi ti faccio l'analisi logica. La frase è sto schiumando. E non saltare. Perché sto morendo di caldo. Se poi faccio l'analisi di sto cazzo. Questo ambiente non è fatto per quattro persone. È normale. E allora... Martino, crea disagio. Dai, dai, dai. Faccio girare il ventilatore, pazienza. Lo sparo in faccia. Vai, vai, vai. Attenzione, attenzione ancora alla Roma. C'è nessuno. No, dai, ma ve lo sentite tu? No, ragazzo, c'è nessuno. C'è nessuno. Te l'ho detto. Vai, calcio d'angolo, calcio. Per la pausa. Per me deve entrare adesso. Secondo me anche Bonessi vorrebbe spaccare la partita. Deve entrare perché Dotti è un po' stanco. Attenzione. Calcio d'angolo per la Roma sul lato destro. Non fischierà mai più un altro. Ancora due spettatori. E cazzo, collegatevi. Penso di testa. Mamma mia. Peccato. Cinquata di testa, peccato. No, sai 20, che tale. Se quello sta fermo. Falli. Partita spezzettata. Questo va a favore della Juve perché stavamo per riattaccare. L'arbitro fatica a tenere il controllo, comunque perde la partita. Persino la Madonna riuscirebbe a tenere il controllo di questa partita. Assolutamente, si è nervosita molto dopo quell'episodio del rigore della Juve. Però ti dico che per me il rigore c'è. Ma che cazzo stai a dire? Basta. Dal regolamento ha finito così. Ma cazzo, come lo dite, è corretta la faccia. Sì, la faccia. E poi se la guardi bene, sta dentro dell'area. Non si vede molto bene se la dentro. Come diceva Bosco, il rigore è quando l'arbitro fischia. Ma era dato, bisogna guardare avanti. Che età? Largo per Maicon. Maicon a fascia libera, attenzione, sale. Sale bene. Mascia pericolosamente. E intercetta la Juve, la palla forse. Dai. Maicon sta facendo. No, questa volta Maicon è brutto passaggio. Ci cade all'esterno. Guarda, era il vantaggio. Non si fanno quei passaggi, scuola calcio. Mai in mezzo con l'esterno. Attenzione, l'impormagino di Steiner. Lemmetal. Aia, Lichtsteiner. La palla è lunga, ma ci arriva Samoa, attenzione. La Samoa sulla sinistra. Fa la finta a se stesso. Pirlo, attenzione alla vettura di Pirlo. Bene Manolas. Comunque devo dire, la difesa della Roma. Manolas è fortissimo. Questo Manolas, titolare camovibile ormai. Un bel difensore. Ah, che l'avevo letto di Asmare. Secondo me fallo generoso, addirittura Morino Cervinio. Deve essere attentissimo Cervinio perché se la falla fatta a 10 cm alla. Cioè, fallo vero, fallo vero. Attenzione! Morino Cervinio. Pace in campo, sta una, un segno a braccio, una stretta di mano. Stranamente niente accocciate la Cervinio la Juventus sul stadio. Miracolo! C'è Gervinio che ha eiaculato. Speriamo che non abbia la macchina pure oggi. Spettacolo. La posizione è brutta e io mi gratto sotto, attenzione. C'è anche Norris e Pirlo. Manolas! Grande Manolas, Simola. Muro greco! Manolas, Simolas. Come il colosso di Lodi, Manolas! Mamma mia, Manolas. Te prego Pogba cambia barbiere, la testa portasci tua. No, non era Yang Gambiwa. Bam bam biwa. Bam 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 bam. Yang Gambiwa è razzista. Yang Gambiwa. Yang Gambiwa. Ma Yang Gambiwa se può sentire. Più bello bam bam biwa. Baba giga. No, bam bam biwa lo puoi dire. Attenzione Pirlo sull'angolo. Va pieno di angolo. Morbida! Aia, che testa! Mamma mia, pericolo. Vabbè, chiamiamo anche io che sento la postazione con l'aureola dietro. Ah, è vero. Tu sei il lutto del signore. Io non so che l'aureola comunque la metteranno mai a trono perché l'anticristo. Ma che hai mangiato? Pericolo, 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 pericolo. Conosci in punta la lunga. Parte Scholuski.
come prende comodo, attenzione lunga, salta di testa i turbi, ma aspetta, attenzione, Manola, di primo pensa, spalla a Scholupski di Manola, allarga su Bayangambiwa. Yangambiwa per Scholupski. No, no, raga, ma è pazzo Scholupski. È pazzo Scholupski, è pazzo. È impronunciabile, pazzo. È pazzo, sì. Noi abbiamo pure tutto l'onore di ragazzi, è una grande sorta, Forse era farlo, ma raga, i turbe totalmente fuori dalla gara. Assolutamente, secondo me ci vorrebbe un Florenzi a posto di forma, infatti, non stai a forma. E dopo un po' ti appasso di destra, dai, corri. Lichtsteiner, che veramente Lichtsteiner è una spina del fianco di Adderro. Sì, vabbè, dai, ridicolo. Ah, ridicolo. Cioè, Yangambiwa! Cioè, Llorente che si è buttato in avanti. Fuori, fuori! Ma la cagherra, allora! L'altra tenuta era fuori gioco. Uno era fuori aria. Era fuori gioco. Due era fuori aria. Ma chi è questo? Questo è un parte che in realtà sembra tipo quello lì che fa musica di discoteca. Ah, sì, amici, ah, quello là, famosissimo francese. No, amici, Bob Sinclair. Gigi, capitano, allarga su My Gun. Giardini che sia la a sinistra, ma non lo capisco. Per sei Lucchetta, ancora Pjanic. Buono di secondo tocco per Olevas. Però ha già due tocchi, attenzione. Ma fa fuori in casa. Al 43esimo la Roma ribalta meritatamente il match. Aggiorniamo la grafica. E meno male che era fuori forma e turbe! Passaggio geniale di Gervinho. Un assist delizioso! Come un piatto di Chef Ramsay! Delicatissimo! Meraviglia! La Roma ha reagito! Inaspettato, è una partita per cuori morti! Sudore scorre a fiumi. Gol al 44esimo di Juanmarri Turbe! Sudore adrenalina. Primo gol in campionato per lui con la Roma! Sudore adrenalina. Secondo stagionale dopo il rientro dell'infortunio. Ricordiamo, due gol subito della Juventus. Attenzione, forse fallo allo Schellini, di Pjanic, attenzione. Subito Pirlo, di attenzione per Samoa. La domanda di Schellini, realizza, intercetta la difesa romanista. Attenzione Manolas, in avanti per Gervinho. Gervinho su Caseres, Caseres si fa tornare. La Roma in vantaggio, attenzione! Per la prima volta da molti anni, la Roma in passaggio Torino. Fatto male Caceres? Che non hai visto? Minchia, no, ero impegnato, con la grafica che mi porta via 5 minuti oltre le robe. Ricordiamo che l'ultima vittoria della Roma a Torino contro la Juve fu 4 anni fa con Ranieri in panchina.
signor picchia perle di grande signor il gol decisivo della partita rise di testa signor, 94 metri controllo siamo a metà partita ma tu sei così sembra tu la voce non ce l'hai più controllo mi serve solo un po' d'acqua d'acqua rischia finiremo tempo gli sgoccioli attenzione Chiellini colpo è finita l'arbitro dovrebbe iniziare a fischiare perché è finito il primo tempo anche finire di fischiare ma non fischia e attenzione la Juve gioca perché l'arbitro non fischia non era l'area e non fischia la fine attenzione grande recupero no non ci credo rigore è dato no incredibile altro rigore per la Juve inesistente non ho la forza di strillare ma è veramente no, raga, rigore per la Juve il primo tempo era finito e l'arbitro dà il rigore era un minuto e mezzo è passato portarci due raga è fuori due rigori, due è rigori, una cosa due rigori, rigori fuori area due rigori fuori area ma devi sia il primo tempo cazzo no dà il rigore alla Juve sempre così vincete siete una merda! Era un minuto e mezzo tua! Io veramente non ho parole, signore! Ho detto fischia e fila, sto pezzo di merda! Rigore fischiato alla Juve! Non ho parole! 40 secondi oltre il limite! Non ho parole! 40 secondi dopo il recupero! Se c'è una giustizia divina, Chorupski para! Dai! Se c'è un dio oggi, Chorupski para! Faccio anche qualcosa di carino! Dai rigore e gol di Tevez. Gol di Tevez. Solo così la Juve, solo così. Fine. Sono buoni tutti a vincere così, complimenti. Comunque io sto rigore non sono nemmeno sereno in aria. Non era in aria, era... Oh, devi rischiare fine di tempo, basta! Era un minuto e mezzo più. No. 40 secondi. Era 36 di più. Perché non ho fischiato la fine? No, ora ci affuncio io, vai dal bagno. Perché non è io per Juve va in bagno e beve l'acqua guarda no non è rigore nettamente fuori area questo non è rigore ma si voleva già dal dito che era nettamente fuori due rigori uguali fuori area due rigori mamma mia non c'ho parole due rigori fuori area veramente assurdo questo qua era veramente scandaloso, era, scandaloso. Allora aspetta tempo scaduto dal regolamento quei 30 secondi glieli poteva dare perché glieli poteva dare perché si è strappato Caseres sono stati 30 secondi fermi per fare il cambio sì mo fai pure il cambio ho detto la molletta togli la molletta pure sotto il cambio, recupera sul cambio no, si fa per infortuni e la munizione si fa quello si fa però era fuori era palesemente fuori area. Tanto già lo sanno che va finita. Io ho paura. Ho paura di quello che possono combinarmi in casa. Ho paura di quello che potreste combinarmi in casa voi due. Siete un pericolo. Ma dai, una sigaretta. Ne ho una sola. Perché ce l'ha con Calabrese? Almeno prima ce l'aveva con i napoletani, ora è passato ai calabresi così. Trollo e Martino danno lo spettacolo dal balcone di camera mia, insultando gli juventini che penso non lo sanno, ma nel mio palazzo ci sono almeno tre case di juventini. Loro non lo sanno e ho paura a uscire di casa per
cercare di mediare la situazione, perché intervallo. Mi è arrivato un messaggio su WhatsApp. Ma vaffanculo, chi si ha fine, porco Dio, dai! Si perdono 30 secondi per il cambio, che quello è il terreno infortunato, e non si giocano con 30 secondi tutta la vita che fanno recuperare 30 secondi. Però ma 30, rigore, no, 36. Vabbè, però il rigore non c'è. C'è la mia coinquilina che dice: Gabriele, ma quello con la maglia verde è fuori di testa. quello con la maglia verde conferma. Peccato, sto spettacolo per soli tre spettatori. È veramente, guarda, lo spettacolo di questo primo tempo avrebbe meritato una platea ben più ampia. Intanto mia madre attacca Martino, attenzione! Mia madre, ma zittisci immediatamente quei due, ma quanto sono dispiaciuta per Martino! Attacco frontale di mia madre a Martino! Che bordello! Molto ironico, diciamo. Ma che cazzo è? Esatto, che... Io alzo le mani, non commento. Mamma mia. Noi teniamo passione pure! Noi! Non c'è nessuno io mattino, la non avete idea di quello che sto dicendo Martino dal balcone. Penso che in strada è partito la droga, penso che in strada la gente stia scappando. Maledici, aiuto, sempre così. Intanto Pacos ha lasciato un commento, però non so dove, forse l'ha lasciato sul gruppo, no, sulla pagina del sito, sicuro. Vediamo che ha scritto Pacos. Sì. Un saluto a Martino e Trollo, da Juventino entrambi i rigori erano inesistenti. Ma chi te sei cura, Pacos? Ma ti sta dando ragione, ragazzi! Che cazzi, se ne dai uguale! Il tentativo di mediazione di Pacos è fallito clamorosamente. Lascia perdere! Intanto Pacos ha lasciato un commento, però non so dove, forse l'ha lasciato sul... E chiudi, ragazzi! No, sulla pagina del sito. Vediamo che ha scritto Pacos. Sì, un saluto a Martino e Troll, da Juventino entrambi i rigori erano inesistenti. Ecco, vediamo il primo rigore. A te, non devi saltare, scavalcalo come... Non è la pubblicità, è l'olio cuore. È l'olio cuore. Dai, che merda. Guarda, davanti alla faccia, che rigore è? Guarda, qualcosa era dentro l'area. Mi stanno vedendo le dubbi, meno male. Ed era fuori area. Ho detto che era fuori area, era un paio di centimetri. Era fuori area, era, guarda, assurdo, era fuori area. Sì, quello della Roma c'era. La Roma è veramente imbarazzante. Dai, se non dava manco questo paro, quello della Roma è imbarazzante. Dai, cioè, placcaggio del football americano. Un placcaggio del genere non lo vedevo dai tempi. Guarda, mamma mia. Errore grave di vista.
Poi guarda Totti che cerca pure la testata, guarda, guarda. Guarda, 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 quando cadono, guarda Totti che cerca la testa di Lichtstein. E Lichtstein è che la toglie di mestiere. Ci sta, no, ci stava la testa di Lichtstein tutta la vita. Dopo un minuto e mezzo. Ma dimmi te! Ma te! Se sei votato a rigore così, cazzo, dai! Guarda, si vede che è stato un limite forte. Partita a dir poco frizzantina. A dir poco frizzantina. A dir poco, anzi. Beh, ti prego di limitarti, di non aggiungere altro. Non ho... Niente, trollo, poveraccio, è stremato. Trollo è stremato, non ce la fa più. La Roma non molla. La Roma non molla, è reagito subito. No, bene dal bagno, no, 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 perché ho ciucciato pure anni, quindi... Ciucci. Due rigori, incredibile. Incredibile. È fognoso, no? Sempre così. Sempre, sempre, sempre. Non cambia mai niente. Vai. C'è un litigio clamoroso sul gruppo del fantacalcio di WhatsApp fra i Juventini e anti Juventini. Si sta prendendo una piega di poco drammatica. La mafia di Italia. Come è finita? La Roma che ha mostrato una cosa, che è una squadra forte. Voglio che vince sul campo la Roma senza aiuti. C'è problema, lotteremo come sempre fatto, però c'è ancora speranza. Assolutamente. Perché la Roma ha fatto due azioni, un rigore e un gol, perciò la difesa della Juve non è esattamente impenetrabile. Assolutamente. Qualcosina si può fare. Questa è una Roma che ha reagito soprattutto. Martino la molletta. Che è la prima volta che è uscito, si stava sdivagando dal balcone con tanto di zanzariera incollata di sopra. Perché c'è il trono che esterna in modo teatrale, Martino invece somatizza, guardalo. Sta male, cazzo, guarda come faccia, sta male, ma la vera sofferenza. Porca troia, Martino, sta veramente male. Martino, ti senti bene? Ma sta bene. Bene, bene. Ti senti bene?
Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Niente, ancora intervallo, intanto qui. Ma raga, ma deve fare entrare destro, dai, per poi comitare. Vabbè, perché il gol è importantissimo, se vede che rientra in fortuna, se vede. Intanto Paolo Bisio, lui è tornato la grafica ancora di ieri che per scaravanzia ieri avevo preparato la grafica che era Milan che avevo 1-0 con di Torres al decimo, però non è successo, diciamo, non è andato esattamente così. Sì, con un gollazzo di Murtari, anche te cosa? Le sentenze, bravo, bravo. Dipende dal punto di vista condizionato, sai, dominato una cosa che è successo in Berlino, è stata divertentissima, dall'esterno è stata divertentissima, da romanista probabilmente starei maledicendo tutta la stirpe arbitrale. Contro la Juve sempre queste cose non succede. Senti, non me lo dire a me, guarda, non me lo dire a me che... quel gol di Muntari è ancora di... No, no, ma a parte il gol di Muntari, io ormai ho cancellato la mia memoria, ma anche lì la Juve è stato terrificante. Con due rigori mandati al Milan, veramente assurdo. Tanto Pacos ci comunica cosa? Rollo ce l'ha con te, però non so che cazzo vuole Pacos. Siete dei ladri di merda, Paolo. Pacos prova, intanto è partito il secondo tempo, Martino. Oh, Martino, chiaro! Bonnetta, attento! Attenta! Porco di... I fili! Porco di... Di lui! Martino il secondo tempo, a nulla è servito il tentativo di pacificazione. No, dopo queste cose. Di Pacos con Trollo. Però Trollo è fatto così. Mi spiace Pacos, ma io i ladri c'è Pacos, no Pacos. Come si chiama? Pacos. Pacos. Pacos, Pacos. Aramis. Aramis, Portos. Portos. Puntos, Bisuntos. Allegri, te lo so che anche le palle, Allegri, te odio. Ma che anche le palle, se vuol dire, dai, è un simpatico su Pacos. Ma no, allora. Stava vedendo un altro rigore in occhio, attenzione. Era dentro il cerchio del cuore. Esatto. Terminologia tecnica di Marco ineccepibile. Era dentro il cerchio. Sempre una porzione di aria. Mi ricorda un po' i Bandragos. Non so. Ti spiezzo. Ti spiezzo in due. Go for it. Attenzione. La Roma non deve mollare, ha dimostrato di poter giocare a pallone e segnare sul campo. Fallo di Pirlo. Regola del vantaggio, ma mi sa che i turbi si è fatto male. Vorrei una punizione. Attenzione. Il turbo strike a terra, mi sa che è una brutta botta. Vediamo se ci sono novità. Su fascia e botte. Aia! Non cattivo il Pirlo, il ritardo. Perché i turbi giocano quei cazzo? Hai già perché? Niente, faccio il bot che mi arriva solo spam. Poi c'è una cosa che non faccio mai, è controllare. Guarda, mi sono i quanti restare così.
Due commenti. A Trollo, ricordati che calcio non è che ti hanno rubato la donna. Vabbè, però sempre di furti si tratta, per gioco. A calcio e donne, sono passioni italiote. Italiote, calcio e donne, quindi mi sa che può anche essere messa sullo stesso piano la cosa. Le donne ce ne sono tante, le Roma Juve una cosa. Anzi, io voglio però non essere sessista, ti prego. Anche gli uomini. Però così sei bisessista. Rigore, vai, attenzione, rigore, no? No, dai, rigore. Io ormai ho ogni azione vedo rigore per la Juve. Diventando l'arbitro medio. Rigore per la Juve, attenzione, rigore, rigore. Attenzione, Chetà batte 30 centimetri avanti, rigore per la Juve. Sguardo assassino di Chetà. Non credo... Hai visto la faccia di Chetà dopo il rigore che ha dato... Così. Non credo che Chetà la sua carriera abbia mai visto niente del genere. Non si rende conto di che merda è la serie. Altri messaggi. Pagos. Per Pagos non c'era nessuno dei tre rigori. Vabbè, Pagos. Io sto guardando da esterno, quindi... Capo, però il rigore della Roma era stato clamoroso, Solare eccezionale. Vabbè, però pure tu Paco, se non è la Juve ma è Rocchi, ok, però che cazzo, cioè, non è la Juve, no, ecco, aia, finita, attenzione, dai sto rigore, dai. Juve vicinissima al 3-2. Beh, no, demonio, guarda là. Ah, si è allungato, no, è allungato, bello, 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 sulla destra, fa fuori Chiellini. Oh, e poi fai il passaggio al centro. Secondo me lo voglierai tutto. Bene, non così. Perché viene l'infortunio solo per quello. Ha giocato bene tutto. Ha dato molto. Dall'altra parte, no, ma molto generoso. Attenzione, attenzione, Scolucci. Pericolo, pericolo, pericolo. Poi vedi il peggio di Tatis. La lotta, vado a fare allenamenti insieme. Il preparatore dei portieri sarà tipo Topolino. Ma che gli avaglielo per quest'anno. La palla, ok, la Roma prova a ricollocarsi sulla tre quarti della Juve. Allettano alla ricerca di spazi che non ci sono. Nessuno si inserisce, un po' bloccata adesso la partita appena iniziata. No, un brutto passaggio di Olea, di parte la Juve, ancora passaggio buono, adesso vale 800 milioni. Quattro, dopo ogni passaggio vale 10 milioni in più. Quattro casi di rigori inesistenti, dice Pagos. Pure quello è la Roma, perché è Totti ad aver commesso per primo il fallo, Pagos, non dire stronzare. Ma dai, allargato il braccio, Totti. Pagos, TBB, ma non dire se stronzare. Attenzione, la Juve in avanti. Solo un po' di tiro per l'Italia di Pogba. Arrivano Scureggi, live. Fumogeni. Ospite a sorpresa, l'ospite intero di Trollo. Gatto in testa a Pogba. E la sangue della zucca di mamma. Buonissime. Mamma mia, che schifo. Ma non puzza, dai. No, non lo so, spero di no. Questa stanza la sembra no, vedi. Tutti a escort con Berlusca, attenzione. Ancora la Juve in avanti. Assurdo. Ma fa la prima io vedo la stare sotto la 1 invece pari. Intanto c'è Llorente con la vista. La Juve è carica perché sa che ogni volta aveva sempre aiutato quando da sotto. Dai che fai tu, niente, fermato. Sì, oh, rigore la Juve, attenzione, rigore. Una simulazione di Chiellini clamorosa. Gli ha giusto il naso. Rotolato per terra con il bondo. Dai, raga, non ha preso niente. Ma non l'ha nemmeno preso. Vabbè, che c'ha il naso grosso. Non capisco, ma non l'ha preso. Ma è un laterale per la Juve. Vedete che ti l'ha preso, ti l'ha preso il naso, l'ha aggiustato. Comunque Chiellini è un gran simulatore di merda. Assolutamente. Peggio, Chiellini, peggio del peggio. È il giocatore ideale per la Juve, però. Sicuramente fa un altro palaccio, non lo faccio. Questo è scontato, attenzione, c'ho l'Evans.
L'angolare. Roma recupera palla. Sombrero. Vai, Totti, quello che devi realizzare, preferisce alleggerire il pallone. Attenzione. Verso un angolano di prima, vero? Un angolano di prima. Perdi da stiro. Effetto strano. Hai visto? Effetto l'angolato. Effetto c'è la foglia morta di Pirlo, è l'effetto Raingo. Fascia libera per Maicon. Gol è sviluppata di Maicon. 1-2. 1-2 con il gol che fa. Pjanic fallito, recupera la Juve. Rigore, attenzione, rigore fa Juve. No, alza. Non c'è niente, quasi tutta per terra. Il professore che dà... Palla Skorupski che stoppa la palla. Solo abbastanza forte. Ringraziamo per la stoppata. Sembra onda, dei colori preciso, sempre asiatico. Sì, diciamo che adesso riposino, la Juve ha capito che tutto il gioco andrebbe mano di lussissimo. La Roma probabilmente sta un po' patendo la stanchezza perché ha accusato pure il gol psicologico. Ti dà un segnale un rigore così. Vuoi non vuoi, la Juve c'è sempre, o da solo grazie ad altri. Quando stai in difficoltà è per gli arbitri. Sì. Noi dobbiamo essere più forti di questo. Come se si aprissero le nuvole e un braccio divino la aiutasse a spangarla in tutti i modi. 100 punti, dava a caso. Sapevamo prima di venire a Torino che sarebbe stata così. Dobbiamo crederci uguale, non mollare. L'anno scorso dopo il primo gol avrebbe sbagliato 3-0. Quest'anno è diversa, Roma. La squadra più matura, assolutamente. Niente, stanno giocando sulla linea di centrocampo, non fanno altro. Si ha molto lento, insomma, un po' di velocità. Non ci muove nessuno davanti, guarda là. Totti, ragazzi, quello era angolato. Totti non si va, Totti, dico. Abbiamo guardato molti. Probabilmente è stato. Potrebbe esserci destro nell'aria. Per me doveva partire destro, doveva. No, io ammazzo di Ah no, anche dove non sono sbagliato. Il base è bravo. Mosè. Si aprono le acque. Basta con Dubai, si aprono le acque. Capitano, chiama gli scherzi. Un po' strano. Lancia la lunga che non sei buono, gli ha detto praticamente. Poche parole. In modo carino, vorrei dire questo. Tanto tre spettatori poco fa ho intravisto che erano 4. Ma tutto sommato la media è quella. Perché solo raramente si va oltre. Stranamente dal fallo fuori della Roma stanno scattando Morata e Giovinco. Bernardo appena uscito da scuola accompagnato dai genitori Giovinco con i suoi gormiti in tasca. Attenzione, scatto di Turben, diagonale, ancora i Turben, Gervinio è troppo bravo, frenata di Gervinio, passaggio per Totti, non c'è nessuno in mezzo, uno in mezzo, non c'è nessuno in area, della Juve, sguarnita, guarda destro come quello, un attaccante d'aria adesso, la Gervinio. Totti non ce l'ha fatto. È stato bravo qui. Totti non ce l'ha fatto. No, chi è questo? È stato Michael Kyle Junior, ossia Kubon. Possesso palla Juve, che è lì sulla sinistra. Proprio la Juve non si muove, eh. Palla a Pogba. Reazione. Sta facendo più scorrere di più il gioco adesso, no? La prova vuole rischiare, non è un po' affrescato ogni due secondi,
veramente prossimo alla sostituzione. Sì, eh. Giorno un tipo mi disse, io veramente mi ricordo Van Basten, io gli dissi, ma tu sei fatto veramente, ma che cazzo ti fumi, crack pesante, ti fumi il crack, ti fumi. Ma di taglio mister Llorente, si lamentano, sì ovvio, i Juventini si lamentano che Llorente non è convocato in nazionale, ci sarà un motivo. No, cazzo, non c'è nessuno. I Turbe sbagliano stop con la suola, devo fare la Juve. Attaccanti come Van Basten non ne vedremo mai comunque più. Comunque sì, devo uscire i Turbe. Attenzione. Aia, la Juventus, Tevez sulla sinistra, punta l'area, passaggio a Lichtsteiner, di punta, deviato. Mamma mia, Manolas, sicuro. Deviato. Mamma mia, Manolas. Adesso si propone offensivamente. Adesso si propone acquisto di Sabba. Sì, una grande giocata di Manolas. Evita un tiro pericolosissimo e batte il contro piede della Roma. Vai ninja. Ma in gola. Vai che c'è palla di gola, c'è Gervinho sulla sinistra. Però potrebbe passarla ai Turbe. Cioè ovviamente nessuno. Larga per Pjanic. Pjanic potrebbe segnare la passata. Totti, bravo, tira, tira! In gola, allarga per Gervinho. Vai in aria, vuole in aria nessuno. C'è Pjanic in aria, Gervinho. Punta duella, se ne va Gervinho! Pjanic! No, Pjanic si bippa un gol assurdo. Ma era difficile di destro per che è difficile, no, dai. Per un destro alla è difficile, capisco che tu non sai giocare a calcio, ma la di sinistra, Serie A, poi a di sinistra, no, a di sinistra, no, di sinistra, di là è difficile di sinistro, è la di esterno di Pjanic, gli è rimasta sotto, la cicca mezza di punta, si scippa un gol, esce Llorente, entra Morata, poteva e doveva fare di più Pjanic, peccato, molto peccato. Ma questa azione sta a significare che la Roma quando vuole può colpire. Bisogna crederci, bisogna crederci. Non aver paura. Non bisogna aver paura. Attenzione, attenzione. Morata. Manolas segue Morata e lo manda fuori. Bravo! E ma dai rigore! Dai rigore adesso! Una delicata, una spallata molto delicata di Manolas. Ah, Morata! Guardini caro, Morata non hai capito dove sei entrato. Manolas, che ring sei entrato. Non hai ancora capito che in Italia ci diamo calci in bocca. Come il colosso. Per 90 minuti. Morata, levati dal cazzo. Una famosa citazione di Massino. Ancora Manolas, calcio l'angolo per la fa l'amore con un difensore della Roma. Che non so chi sia. Ciolevas. Batte Pirlo. Calcio l'angolo per la Juve, batte Pirlo. Attenzione a Chiellini e Bonucci, attenzione a Saltatori. Chiellini. Rigore! Ah, dai il rigore, dai il rigore, va! Manolas, rigore! Ha spaccato la faccia a Manolas. Dai il rigore, va! Ovviamente le scuse sono più grosse. Chiellini non si dimentica nella spallata. Secondo me è più probabile che danno un terzo rigore alla Juve che un secondo rigore alla Roma. Sicuro. Non c'è dubbio. Vabbè, tutto sommato contrasto semi-onesto fra due. Tra due macellate, voglio dire. A colpi di carrozzeria. A colpi di quarti di bue in faccia, praticamente. Niente, la partita è diventata una discreta cacata. Sessantesimo. C'è stata quella fiammata di Gervinho, ma... Poca attenzione. Parlo di Tevez. Tevez che invita... Maicon ha un cordiale confronto. Maicon in piena porta della bamba. Siamo così, Maicon. Apertura mascellare di Maicon da record. Maicon, passa in mezzo a tutti i giocatori. Apertura verso Maicon, perfetta. Un po' di stop, ma riesce a reggerire su Manolas. Manolas Korupski. Non si sa come sono pigliata. Pogba. Sembra quasi uno schema di Korupski. Alla pia, come scrive il pino. Bravissimo. Tutti i rinvii vanno a segnare. Segue Pirlo, Mario Spigno. No! Dai! Perché veniva da Pirlo si inginocchia senza aver ricevuto un minimo contatto.
anche da fermo Pirlo è sempre pericoloso. Steiner continua fino al secolo di Steiner, però sta al centro sbagliato. La Roma porta fuori la palla, la ingolante. Sale Turbe che è velocissimo. Corri! Però a Samoa non è esattamente. Bene la diagonale. Un triciclo, quindi. Ricordiamo ai fantacalcisti due assist di Rocchi più due dopo. Io direi però, due gol di Rocchi. Due assist, il rigore però ha tirato bella cosa. Però ricordiamo che Rocchi partirà da un voto in pagella, probabilmente era centrale 2. Sentiamo tutto sport 8, Corriere dello Sport 2, certo. Gazzetta 5. Vediamo se ci sono novità su WhatsApp, no? Giustamente cominciata. Tre spettatori. Attenzione alla Juve, un mamma mia tu. Sarei curioso di sentire quella faccia da culo di Mugini. Sì, domani è attività, che chissà che dire. No, ora è curioso. Concentriamoci sulla finale della partita. Conte direbbe che è grande! È vergognoso! Va bene! Era solo 20 centimetri. Chiellini imposta. Imposta infatti la manda indietro. Facciamo una breve digressione. Prima convocazione per Peruga. Bravo Ninja, guarda Keita riesce a tenere la palla, mamma mia, verticale per centrare, corri, corri, davanti a Bonna, supera la velocità, Bonna, non ci sta capendo un cazzo, in mezzo, in aria, bravo Gemma, Gemma una scrozzata di Bonna, incredibile, peggio dei peggiori di Gosaloni di Caracas, liberate Gervinho, mamma mia. Dai, neri, neri. Però lo sei a rischio squalifica. Attenzione a Totti. Peccato, capitano. Passaggio illuminante, intercettato dalla Juve. Una giocata difficile della Juve con Tevez. Ma no, non è fallo, passaggio. Non dai indietro. Dai che la Roma si sta piano piano conquistando metri. Florenzo intanto si scalda Florenzo. Lottiamo per un centimetro. Serve qualcuno che faccia inserimento in aria. Come diceva Al Pacino, non gli mai detto domenica. Centimetri ragazzi, centimetri. 65esimo. Michael Douglas. Due spettatori, uno ha deciso di dare forza. Manolas. Keita. Che da ci pensa, che palle che da, non c'è si muove nessuno, vedo un po' stanco che il Vigno che sbaglia su tutto il fronte dell'attacco, destra, sinistra, continuo, c'è la Buffon, attenzione, a Samoa, i Turbe in diavolato, signore, lo vedo molto attivo i Turbe, esce mi sembra molto alla Rocco Siffredi, attivo, attenzione, cambio, sostituzione, esce un attimo di Turbe, almeno 7 in pagella di Turbe oggi, grande gol, si è visto a strassi un po' di condizione carente di Turbe, ma comunque ha giocato una partita generosa, sì, non ha la velocità dell'anno scorso, assolutamente, ha anche detto che il Verona giocava praticamente solo il contropiede, assolutamente, è leggermente diverso, un gioco diverso da Roma, ma a 20 anni riuscire a avere questi impatti, non è da tutti, per me Turbe è un fenomeno. È stato Lorenzi, cuor di nonna Lorenzi. Cuor di nonna Lorenzi. Cuor di nonna. Ecco. Stranamente non ha le sigarette accese da parte incredibile. Cambia poco a livello tattico. Due giocatori di corsa, Lorenzi e Turbe. Forse un po' più tecnico il primo dei Turbe. Di pensiero, Lorenzi è fondato. Lorenzi un cuore di Roma. E da... Oclebas. Ora è bastata la faccia da criminale. Esatto. Ma proprio da criminale. Ah, niente, non riesce. Andando ma si vedo bene a catene a vendere il crack. Sì, esatto, è proprio un delinquente. Attenzione, apertura. Gervinio regolare. Gervinio punta Samoa. Gervinio si infila in aria, dentro il triangolo che non riesce. No, sotto della Juve, Tevez. Oh, no, vabbè, la Roma è pare piazzata. La Morata che è lento come... Guarda, ragazzo, guarda. Mamma, che cazzo fa? Mamma mia, incredibile. Pericolo, Manolas. La caccia al centro della sua area. Il centro di calcio d'angolo. Mamma mia. Fare un assist volontario. Nessuno si fida di Soruzzi. A ben dire.
Molto bella Ingolan. Peccato, peccato. Male il passaggio, ottima l'intenzione. Attenzione, questo è un fallo sul capitano di Pirlo. Pallaccio su tutti di Pirlo, a moneta. E poi c'è stata l'ammunizione. Chuck Norris, andati a cazzo. Qua ci stava l'ammunizione, fallaccio da dietro di Pirlo. Vabbè, Pirlo con l'immunità di classe. Intanto rivediamo. Era fuori abbondantemente. Forse c'era un angolo per la Juve. Partita rubata della Roma, c'era un angolo per la Juve. Vergogna. Vergogna! Queste sono le cose che fanno male al calcio, questi calci d'angolo non dati, non chiudere quei regalati. Se adesso si butteranno su questo. Ladri! No, raga, al 90esimo voglio un bel calcione che tocchi a qualcuno, ti prego, lo voglio. Non c'è Palovelli. Mi fa un turno di riposo, ma voglio un calcione a qualcuno. Io darei a Rocchi. Oh, purtroppo un bel calcione a Rocchi. A Rocchi ti denunciano per rissa aggravata. Questa è una zanzara, secondo voi? Aspetta, questo è il cazzo! Pensai zanzare, mortacci tu, attento al filo! Dichiarato, ragazzi, ma il mio cuore non ci deve. È un moscerino! Era un moscerino. Un minuto di silenzio per la mamma del moscerino. Sicuramente della Juve il moscerino. Attenzione Pirlo. Olevas in modo un po' maldestro. Pogba. Pericolo. Morata. Pericolo. Tevez. No, pericolo. Meno male Tevez sbaglia lo stop. Pericolo. Ancora pericolo. Si allarga a Samoa. Balla per Pirlo sbagliata. Che culo in palo. Pirlo. Rigore per la Juve. Oddio. Samonetti a Skolupski. Stava dando il rischio di regalare. Ennesimo rigore non dato alla Juve. Vergogna. Purtroppo. Partita falsata. Purtroppo in campo pare che gli animi si siano tranquillizzati, nessuno si picca più con te. C'erano almeno 7 rigori per la Juve oggi. Almeno 7 rigori per la Juve non dati. Che colpo la mano, Totti è bollitissimo. Secondo me Totti ha bisogno del cambio pure. Dai, ha dato tutto quello che poteva. Ricordiamo la magia del capitano Pozziti, titolare con Verona, forse ha bisogno di coso, come suggerisce Gabriele. Ma è troppo importante questa partita, no, quindi c'è il capitano. Totti, che poi magari tutti ora ti inventano una cosa. Cambio mister! Cambio mister Rudy. Ma ricordo pure un fiatone che fa paura, vabbè, ma mai come tutto. È vero, la pasta, rigore anche indietro. Attenzione però perché la sono soli, Perez. Attenzione agli inserimenti. Immagino link, attenzione. Marchisio per Eckstein. Attenzione a Marchisio. Mandalo fuori gioco. Occhio! Pirlo, oddio. Marchisio. Male. Attenzione. Pericolo Manolas ancora. Manolas c'è. Sette Manolas. Lo spartano. Partitona di Manolas. Secondo me è uno dei migliori in campo della partita Manolas quest'oggi. Tranquillamente si prende il 2-2 tanto sai che tanto al 90 volte si viene a regalare la Morata, niente Morata, che culo raga, ma che c'hanno pure i palli, che è osceno di Stalin, ancora Morata Cervinio fa guardia su Morata, attenzione Cervinio è difesa Morata, ma che cazzo va, beh sì, buona tecnica ai giochetti inutili Stalin, Pogba, ma è la Juve palletta. Ah bravo, buono. Pellini, Pirlo. Lui ieri lo sono descritto. Sì, è vero. Anche il professore, che dà. Attenzione. Non la butta Lorenzo. Mamma mia. Vai con la. Vai anche lui, è stato... Cervinio, ma intercetta bene il buon. Rimessa laterale per la Roma. Bravo Levas. A battere. Michael Kai Junior, attenzione. Dai, sbrigati, cazzo. Capitano. Allarga per Maicon. Invita la calma, Manola. Dai, sbrigati la manovra. Dai, Maicon. Maicon a campo. Un mezzo d'acqua interessante. Attenzione, Kita.
Un po' lento il possesso della Roma in questi concetti. Si vede la stanchezza dei centrocampisti soprattutto. Ricordiamo che la Roma non ha cambio a centrocampo in questo momento. Si è scassato pure Ugan, che è tutto dire. Solo Paredes, troppo acerbo per essere titolare in questa partita. Attenzione a Nainggolan. Mamma mia. Forse mano, forse mano. Dai, non l'ha fischiata, dai, il braccio così là. Ovviamente, ovviamente quella era rigore. Quella non è fallo. Parlo di parità di maglie cambia il malambito di giudizio. Dobbiamo stare zitti, se no dicono siamo piangina. Io per dire. Attenzione alla mua verso Chiellini, alleggerisce su Bonucci. Il ritmo è ritmo lento, pirletta. Pirletta più lento della slow motion. Scusa, Bonucci. Verticalizza, attenzione, buono manovra si testa. Keita potrebbe partire a Roma, la Ingolano. Oppure vai avanti, ma chi c'è nessuno? Con la pezza di Ingolano, attenzione a te. Vedete, Lorenzo sta in difesa. Attenzione, Morata, un tiraccio, la sorellona di Morata. Era fallo di Morata. Ovviamente era fallo di Morata. La limite dell'area. C'è un cambio, attenzione. Chi ha capitano quello che viene tutti entrare la cambia previsto. Dai, 17 minuti per destro, due recupero che saranno 5 minuti. E 5 minuti che se attacca la Juve diventano 10. Dipende sempre dopo. Applaude il settore ospiti, il capitano fischi da parte dei Juventus. Ovviamente i più forti sono sempre i più fischiati, almeno qui in Italia. Mattia destro, a destro, con l'eccezione di Balotelli. Già, Balotelli infatti ha fischiato. Fischiato pure probabilmente dalla cameriera. Per la cameriera Balotelli, 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 No, era un problema alla gola. Sì. Momenti che andando rigorosamente censurati la questo non mi piace. Skorupski, Young Ambiwa, secondo tempo stop, incerto, mamma mia, un primo ma no, che avete due settimane di vacanza, vacangeli, questo è la nazionale, ma capirà, forse la nazionale non esiste. Comunque, come previsto, Buffon aveva giocato gol squadrato. Buffon, che ricordiamo, non ha ancora toccato una palla. Comunque, neanche Skorupski, a dire la verità. Diciamo che è stato un primo tempo con un inizio un po' lento. Si è acceso dopo quel rigore, regalato alla Juve il primo. Comunque là la colpa all'arbitro non la si può dare, la colpa è di guardaline, perché l'arbitro va male assistito l'arbitro. Cioè già un problema sempre in 15. Sì, sì, secondo te perché hanno messo gli arbitri di linea? Perché sono la cosa juventina per quelli. Guardare più ricambi. Colpa, ottimo intervento, varrà 200 milioni dopo questo intervento. Ma io come cazzo pare infatti la reale. Buone dribbling, 250 milioni Pogba vale, 100 milioni, attenzione. Pogba al centro. 500 milioni Pogba dopo questo cross, attenzione. Rigore. Brutto stop di Lorenzo, peccato. Chiellini, attenzione, ancora Chiellini. Mamma mia Chiellini, che giocatore bello. Mamma mia. Stop della Serie A. Mamma, Mastro Geppetto Chiellini, lo chiamarlo. Anche Pinocchio, ma dove vai? Vai Gero, vai! Che video conquista la palla, contropiede e non si allarga nessuno a destra. Lorenzo sta difesa. Lorenzo,
centralmente destro, Lorenzi supera con un po' di culo, Lorenzi al centro, Gervinio, Gervinio in area, si allarga Gervinio, no, e che cazzo metti a mezzo, no? Gervinio l'ha centrata, però è stato bravo, però altro, l'ha inventata dal nulla, molto bravo Gervinio. E poi bella palla di Lodesco che lì senza sapere né leggere né scrivere, guarda che intervento assassino, oh! Cioè io per sì e per no, sono piccioni o sono stinchi? Stanno vicino alla porta, stinchi da allora, sì. Buffon battuto, non aveva capito un cazzo. Secondo calcio d'angolo, deviazione di Asamoah, Buffon battuto, la palla di pochissimo, ora il palo. Mamma mia, raga, mamma mia, il colpo di culo, non c'è mai. Mai. Mamma mia. Questo taglio da galletto, Mangolan. Ci vorrebbe un gol alla Montari. Ci vorrebbe un bel gol alla Montari. Zappatore. Bella autogol di Chiellini. Oh, Zappatore. A Montari un Zappatore. Dai, dai, dai che abbiamo 12 minuti di comunicazione. Dai che secondo me era la Roma prova la sorta. Angolo. Michael da casa sua. Michael cazzo, dai. Dai. Peccato. Salute. Come potete vedere il tempo questa è molto incerto. Salute per Vidal. Il tempo è incerto. Il lo esce perché non ha corso tutta la partita. Entra Vidal. Un po' stanco. Allora Allegri, la sua mamma bucagliola. La sua mamma bucagliola. Però sai che tu con un po' di pratica potresti essere un grande imitatore, troll. Ma lui va per questo Enrico. No, no. È uguale, ragazzi. La prova oggi. Attenzione, il cross di Vidal. Mamma mia. Di un gol. Il Nicola. Non di Moretta. Non della cagata. La nebbia, fumogeni, Polino. Bombe cacca, bombe cacca, attenzione, verticale per destro, bravo destro, bravo destro, se ne va, che lì intercetta bene. Come avanti con la sigaretta elettronica, che schifo. No, no, perché è... Sì, perché c'ha la sola bottiglia. Scatta bomba. È diverso la sigaretta. Non hai sigarette, vero? Ne ho una, ma me la prendo per dopo 100. Steiner, Formaggino, Vidal, Angolan, ultimamente stesso collega, il ninja, il samurai in Angolan, Ding Dong, la terza gamba, 1, 2, 3, ha scavallato, grande tipo stile amici di Maria, chiamato Octobot, non c'è nessuno con Pogba, ma che cazzo le striglia, coglione! Piccinini si esalta. Intanto qua Manolas facendo che è arrivato il momento di pippare cocaina. Pippare cocaina. Io pensavo che era tipo il segno. Vai, ma... vai Gervinio. Gervinio pressa. Ne ha ancora Gervinio, ma ne ha ancora. Incredibile. Penso ha fatto 10 km di Gervinio. C'è dentro. Così. Destro è fatto. Attenzione, apertura per Morata. Cambiva il cuore l'angolo. Attenzione a Vidal, lì c'è la verità, diciamo. Bravo, io cambio. Morata è veramente una pippa. L'ha venduta Immobile per prendere Morata. Veramente una trattoria misteriosa. E perché è un male tosto. Va Gervinio velocissimo. E questo secondo molto è stato uno dei motivi dell'addio di Conte. No, la non presa di Turber e la non presa di... Vabbè, a prescindere se ne sarebbe andato. Non lo so, veramente non lo so. 8 minuti e mezzo alla fine di recupero. Rick Steiner. Passa al centro. Morata traversa. Incrocio dei pali di Morata. Non parliamo più di Morata. Incrocio pieno. Campione Morata. No, incrocio dei pali di Morata. Cascano altri 10 capelli per la lezione. Non c'è una cosa da fare, ecco poi. Mamma mia, bello, però. Bello, bella coordinazione. Bello.
minchia. Ha rischiato grosso qui la... Euro colpo di testa di Morata. Mamma mia. Lo Scorozzi che giustamente... Marcate che abbiamo detto, sì, Euro-gol. Garcia abbastanza scuro in volto, lo capisco bene. Garcia che è stato espulso prima del secondo rigore, non oso immaginare come abbia reagito al secondo rigore Garcia. Dai che si avvicina, peccato che è uscito ad occhio, quindi niente calcione al 90esimo. Qui Lichtsteiner si arrampica sul destro, lo reclama, guarda se può luce. Non ho idea. Io non gli avrei ridato, sarei andato in porta con la mano. Assolutamente. Che braso, per equilibrare la partita. Braso di oro. Il tempo che tu arrivavi in porta ti faceva notte gli attori. Sì. Ok, grazie. Mattino, tuo madre. Rollo negro. Dai, dai, Martino, che cazzo. Che cazzo fai? Sì, Ivan Drago Skorupski. Le prende tutte, anche se vanno fuori. Le prendo tutte. Calcio d'angolo per la Juve. Attenzione a Morata, perché ha già dimostrato. Il buco che ha Pierre. Allora, vale Bucagliolo Allegri, allora... pure Vidal, tutti alti, cross, mamma mia, Chiellini, no, attenzione, fuori. Vabbè, fuori, tiraccio di Asamoah, brutta ciabatta, brutta, c'è uno spettatore, credo che sia il record negativo in assoluto, per tutti questi insulti di ogni genere. Entrerà il mago Paredes, sì, è sicuro mia madre, sicuro mia madre sta che si muore, ha dato molto piace, probabilmente per essere impegnato perché non ha ricerca su Facebook, non l'ho più visto, quindi niente, purtroppo è l'orario, guarda, sono 18 persone raggiunte mentre invece quella di ieri 236 persone raggiunte. La giunta significa che hanno intravisto, sì, hanno fatto cliccato, però. No, la giunta se la vengono. Sì. Sei poi in ritardo. Fa buona guardia. Sì. La Lorenzo, che cazzo, la Lorenzo. Non fa fallo, non fa fallo, occhio, occhio! Hai anche a vivo! Ma come cazzo le punti! Doppio miracolo di Manolato. Doppio miracolo di Cholevas. Doppio miracolo di Cholevas, assurdo. Assurdo. Attacca ancora la Juve. Cross in area. Oddio, al volo Bonucci, incredibile! Un euro gol di Bonucci all'85esimo da fuori area. Io ce la posso destro vedere. Volante, ti giuro, un gol alla Van Basten, incredibile. Calcio in Italia è una vergogna. La Roma doveva essere 2-1 e fare 2-2. Se persino Bonucci si inventa sti gol, veramente il calcio è finito. È una vergogna, loro. Incredibile. Un euro gol pazzesco. Euro gol pazzesco di Bonucci da fuori area. Un cross dalla destra, tiro al volo da 30 metri e si infila all'angolino. Ha fatto un gol della Madonna, fuorigioco attivo. Vediamo sì, davanti. No. È davanti. Guarda, è davanti al portiere. Gabriele. Sono tre. Questa era dietro a questo. Questa è la realtà, no. Ma i due rigori scandalosi. Niente, persino quello davanti lo vedo. Credo che se fossi un romanista. Guarda, è quello davanti. Però ero lì in palla la sola. La Roma non deve demordere. Hai ragione, cazzo. Hai ragione, è certo. Era in palla. Accidenti, se infila della mignotta! Quindi anche sul terzo gol della Juve aleggiano dubbi sulla regolarità. Io raramente ho visto dei Juventus Roma così sporcati dall'arbitro. La Roma non merita di perdere questa partita, ma purtroppo il rischio è quasi certo. Non è finita. Dobbiamo provare almeno a guardare il pareggio. Ok,
campionato ancora lungo, ma purtroppo il campionato mediocre. Ci voleva proprio. Forse solo con la Roma poteva perdere punti da Juve, ma sta vincendo. Male, male. Non è giusto. E lei due rigori regalati alla Juve. Ma io... Adesso la Juve potrà tranquillamente difendersi. Dunque è veramente assurdo. No, attenzione, Rissone, aia! Naturalmente, Rissone, fra Manola e Morata. Tutti in panchina, tribuna, tutti in campo, portieri. Sembra WrestleMania, attenzione! Attenzione, picchiaggio incredibile. La Roma giustamente si sente scippata. Buffon cerca di mediare, viene picchiato. Scatteranno qua rossi facili per Manosa, per Manolas e Morata, sicuro scatta il rosso. Rosso per Morata e rosso per Manolas, era evidente, era solo questione di secondi. Forse solo a morire, ma mi metti in occhio, è abbastanza una partita. Morata fuori. Ma è con questa espulsione che salva l'arbitraggio Rocchi, un arbitraggio scandaloso. Niente, era solo questione di secondi prima che si pestasse. Un arbitraggio vergognoso e scandaloso di Rocchi. Non ho parole, veramente. Solo così la Juve poteva vincere con questa Roma. E ci sta riuscendo. Mamma mia, ragazzi. Fallo incredibile di Morata, testata brutto di Manolas. Poi a colpi di Capezzoli. Capezzoli furente. Questa è un'espulsione per la Roma grave, perché mamma mia, la Roma è senza centrale. E Manolas si è anche contenuto comunque. Voglio cioè, ti giuro che gli hai dato un pugno, ma Manolas ha anche provato la forza di contenersi. Se era Totti, io non so immaginare cosa sarebbe successo. Totti sarebbero volati incisivi, incisivi volanti. Niente, la Roma resta un minuto più recupero. Ma è in superiorità, quindi, perché Manolas non l'ha espulso. L'ha espulso il tettore, è impegnato con la grafica. Impegnato con la grafica. Attenzione, destro. Niente, che via. Fammi sto cazzo di gol a via, portarci loro. Due spettatori connessi, mi sa che qualche juventino ha voluto assaggiare la nostra reazione al gol di sì. Che reazione vuoi avere? Dovevamo essere solo scoramento, due. Scoramento. Forse era un pareggio anche giusto tra due, ma scoramento lei. Siete tra due, deve essere tra uno per la Roma. Sappiamo la Juve come vince le partite. Niente, la Juve in pratica ha fatto tre tiri in porta, tre gol. Posso accettare un rigore dubbio, ma due rigori dubbi sono veramente un furto. Comunque la Juve, Juve però non è possibile, è da anni che va tutto di lusso. Io non capisco come faccio. Come fa? È evidente, però veramente non voglio che la Roma si arrendi già a ottobre, ma è veramente dura andare 3 punti sotto, visto anche la mediocrità del nostro campionato. La Juve giustamente è rintanata in difesa. Gervinho contro Vidal, tanto faranno certo Gervinho quest'anno. Allora, noi riusciamo a pareggiare, un segnale importante, attenzione, grossi in area di schiena. Ancora Cholevas, mamma mia, palla regalata a Vidal, ragazzi, la Juve, Ogbon, Vidal. È normale che poi si demoralizza il giocatore. Attenzione Pogba, Pogba, dribbling, per perderà tempo, figurati. Ora si piglia sicuro un calcione, facile. A Samoa sulla sinistra. Io veramente la parola che oserei dire è sconcertato da questa partita. Se fino a prima avevo qualche dubbio sulla regolarità del campionato, oggi non ho più dubbi. Meno male, attenzione alla Juve l'anno scorso. Però fino all'anno scorso posso ammetterlo, la Juve era ancora più forte da questa. La Juve non è più forte da Roma, ma manco l'anno scorso. Mamma mia, ogni tanto si sì, sono perso di più, non parlano di più, e poi ti fanno 28, 10 punti, è finito. Poi però si deve demoralizzare. Io spero veramente che la società si faccia sentire nelle dovute sfere. Come far sentire? Se
solo... Io spero che Sabatini dia qualcosa, sì, Maddissoni, sì, sì, perché la squadra è solo un rimedio. Non mi interessa, bisogna farsi sentire, è vergognoso. C'è Garcia che Garcia è incazzato. Oddio, Garcia si, Garcia, si prende a parole con qualcuno in tribuna, che è andato a provocarlo. Stampa Juventino. Sì. Risse, la Madonna, Piccinini. Due minuti per sperare nel sogno di stampare un pareggio preziosissimo a Torino. La Juve è veramente una cosa obbligosa. Mamma mia, che sto qui io, a fare Pogba. Purtroppo, sì, io alleggio il Pogba. Pogba si sta chiamando un calcione da dietro. Ho paura che la Juve abbia la partita al controllo. Mettete una ingolata su Pogba. Devono mandare i paroli di Devono recitare dal calcio questi pezzi di merda mafiosi. Punizione per la Roma. Manca un minuto, sì, e mezzo. Guarda, Monito, scusa. Bravo, espulso. No, ha sbagliato cartellino. Morito Terz, non è così. Ultimo minuto. Che l'arbitro, niente, non si sta capendo un cazzo. Bisogna provare a bloccarla dentro, come si dice in Sicilia. Palla dentro. Attenzione, destro. Vabbè, destro, ma metti un po' di merda. È sembrato un po' bloccato destro in questa occasione. Io non ho niente da rimproverare da Roma, è stata una Roma coraggiosa che ha lottato fino a che, fino a dove ha potuto. Io ancora non riesco a togliermi dalla vista quel gol di Borussia, assurdo. Cosa aveva? Probabilmente già il pareggio sarebbe stato un risultato generoso per la Juve, ma sicuramente non meritava di perdere a Roma. Guarda, guarda questo coglione, poi fa pure spelle di Ruino. Cercare di bloccare la partita, la Juve. La partita è finita. Io veramente spero vengano presi anche i provvedimenti contro l'occhio. È probabile che fischierà prima della fine della partita, visto che è battaggio. Lorenzi. Attenzione, destro, dai. Dai, destro, portaci. Mamma mia, quanto è lento. Adesso fai giocare, merda! Ma che fa? Risulta su sto cazzo, Bonucci. Fischiato alla fine, come era prevedibile, puntuale al 94esimo, io in vantaggio. Niente, altri greche. Quando alla fine di tempo lui ha fatto giocare quasi un minuto in più per dare rigore alla Juve, rigore strategico. Juve Roma finita, la Juve. Io veramente spero che non abbiano niente da dire ai juventini. Una serie di puttanate arbitrarie. Siete una razza infame e bastarda. Non la cancellata a calcio, ste merde, mortacci. Siete una razza infame. Va bene, signori, è finita purtroppo così. Un saluto a tutti i juventini. Dai. Un fate schifo a tutti quanti. Siete una mafia di merda. Fate schifo. Vi dovete vergognare, juventini. Fate schifo. Ma chi cazzo ve se cura? Merde. A ritornare per Calabria, sassi. Pesci di merda. Basta, non ce la posso più a vedere. Basta. Alla prossima. Alla prossima.